Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa seconda parte di Presto Presto. Stavolta la levataccia è toccata al sindaco di Caramanico, Mario Mazzocca. Buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti per essere qui con noi. Un sindaco che è anche uno sportivo, che segue da vicino, è stato anche in diverse circostanze ospite della nostra trasmissione Pescara Channel, un sindaco che, cominciamo subito con il Pescara, che è attesissimo da questa partita. Questa grande partita, sì. Questa partita, lei ci andrà a vedere la partita all'Adriatico? Guardate, purtroppo domani è un impegno di natura personale e familiare. Però so, anche per averla vissuta storicamente negli anni precedenti, nei precedenti comparse del Pescara in Serie A, essere una partita molto sentita, e d'altro canto anche il gran parlare che se ne è fatto in questa settimana credo che attesti questa importanza, una partita che ritengo fondamentale per il Pescara e soprattutto per quello che possa essere il futuro immediato di una squadra che sta crescendo e che credo possa darci degli ottimi risultati. Da uomo di sport e anche portiere, perché sì, è un passato da portiere anche di buon livello, che tipo di squadra ha avuto impressione che possa essere questo Pescara? Partito malissimo e poi ha avuto questa metamorfosi. La partenza non poteva essere, cioè, era da mettere a conto una squadra completamente nuova, oltre che giovane, però io credo, questo ne parlavamo anche con l'amministratore delegato Arino Annascoli quando c'è stata la presentazione del Pescara Calcio a 5 a Caramanico Terme, è una squadra su cui si nutriva grande fiducia per la presenza di diversi ragazzi e giovani di valore. Io al di là dei tanti che si sono messi in evidenza in questo periodo, credo che una menzione particolare vada data al portiere Perin, che è credo uno dei più giovani dell'intera. Quindi aveva fatto bene Stroppa a farlo rigiocare subito, sì, dopo l'ingresso, sì, di Pellizzoli. Secondo me sì, perché comunque Pellizzoli è una figura oramai consolidata e quindi sa quello che sicuramente può dare. Invece Perin ha delle immense potenzialità e se riesce a prendere, così come credo sia stata nell'occasione di Cagliari, un po' di personalità, un po' di sicurezza nei propri mezzi e di affiatamento con la nuova massima categoria, credo che possa dare davvero degli ottimi frutti a un Pescara che nel momento in cui deve comunque combattere con la conquista di punto per punto, domenica per domenica, la figura del portiere è fondamentale. Lo è sempre, lo è stata anche quando da un l'Italia ha vinto i mondiali. Sindaco, anche portiere, sì. Diciamo la benedizione a Perin, e quindi anche indirettamente la scelta di Stroppa, sì, non era facile per la verità e molti avrebbero... È una squadra che mi piace molto, devo dire la verità. Non pensavo, dopo quella dell'anno scorso di Zeven, che era secondo me, credo, eccezionale. Beh, top, probabilmente irripetibile anche a giudicare, sì, poi dai nomi e da quelle che sono state. Credo di sì. Proprio sul Pescara probabilmente sarà decisivo aver trovato un assetto, anche se di massima, però a centrocampo, con l'impiego, certo, di Nielsen come mezzala e con Colucci, che in cabina di regia insomma sempre conquistato più o meno la sufficienza, e anche con la possibilità poi di utilizzare il capitano Cascione, che è stato un po' anche il simbolo, al di là dei, certo, talentuosi gioielli della scorsa stagione, è stato un po' il simbolo della promozione dello scorso anno. Proprio Cascione, in vista della partita di domani alle 15, allo Stadio Adriatico con la Lazio, noi siamo andati a intervistare. Sentiamo cosa ha detto. Dopo queste due vittorie, il pareggio a Bologna, sicuramente stiamo per affrontare un'altra partita importante con una mentalità diversa. Siamo più sicuri dei nostri mezzi e quindi consapevoli di poter far bene anche alla prossima.
avendo fatto per un anno la mezzala e cominciato questo nello stesso ruolo, e passare due non è facile, però non è detto che se il mister richieda abbia necessità di rimettermi in quel ruolo lì, non ci sono problemi assolutamente. È normale che poi dopo uno deve riprendere un po' il passo per quella posizione, però non, diciamo che la mezzala in questo momento sia il ruolo più giusto per le mie caratteristiche. E si nota specialmente negli allenamenti, i ritmi sono sempre più intensi, diciamo che il mister si sofferma nelle spiegazioni sempre meno, perché riusciamo sempre di più a capire quali sono i movimenti che lui ci chiede. Per quanto riguarda l'impegno invece, quello non è mai mancato e non mancherà, penso, al di là di quelli che siano i periodi positivi o negativi. Una grande rosa, è partita subito alla grande in campionato, giocatore di grande qualità, e poi una cosa importante che magari non ha cambiato tantissimi uomini in questa stagione, quindi sono tutti giocatori che si conoscono abbastanza bene. L'allenatore nuovo ha portato una mentalità più offensiva, quindi sarà una partita a stare molto attenti, concentrati, come abbiamo fatto l'ultima. Però dovremo sfruttare il fattore campo sicuramente, dove domenica penso che sia una partita speciale per i tifosi. Come tutte abbia qualche carenza, io penso un po' in difesa, dove non vedo tanta velocità, però sicuramente c'è esperienza, ma probabilmente una squadra che ha tanti giocatori molto, molto bravi e con grande esperienza sia nazionale che internazionale, e quindi dovremmo dare il 200% per riuscire a vincere questa gara. Ecco qui, Cascione, insomma, suona un po' la carica. Questa partita è molto attesa, ma è una partita che da 20 anni non si gioca. C'è questa storica rivalità, peraltro sentita più dai tifosi del Pescara che da quelli della Lazio. No, anche da parte di quelli della Lazio. Certamente i laziali sono più numerosi, ma vi posso assicurare, per il fatto di conoscerne alcuni, fra l'altro anche di fede chietina, quindi una miscela esplosiva proprio. Un cocktail anti-pescarese, col fatto che però molti sono giovani, magari tifosi di adesso, sì, della Lazio, in tanti, diciamo è una squadra, quella di Pekovic, che sta andando molto forte, riesce ad avere un seguito, però in questa giornata non ci saranno tantissimi tifosi al seguito, probabilmente secondo lei anche per il fatto che si temono degli incidenti. Sì, l'ho sentito, ma io credo che a Pescara, insomma, problemi di incidenti non ve ne sono, a quantomeno non ve ne sono in percentuale, in quantità di quante ce le fossero invece, ce le sarebbero invece a Roma, a campi invertiti. Cioè, sono giovani, probabilmente non ricordano quando la Lazio si salvò dalla Serie C con gli spareggi con un certo Fabio Poli, segnò all'ultimissimo minuto. Insomma, voglio dire, sono vicende che attraversano un po' tutte le squadre. Le alterne fortune fanno parte di tutte le squadre di lungo corso, e quindi ecco, io eviterei sempre di accendere i toni in taluni frangenti quando magari le cose vanno meglio. E infatti oggi c'era proprio su diversi quotidiani, c'era anche il Corriere dello Sport, l'appello del presidente, certo, Sebastiani, cercare di vivere questa partita con massima serenità. Due squadre che comunque stanno facendo bene, la Lazio è terza in classifica dietro Juve e Napoli, perderà qualche giocatore in vista di questa partita, e comunque è senz'altro un test molto molto probante per questa squadra che sta cercando di trovare e sta trovando la sua fisionomia. Stavamo dicendo prima che a
Caramanico con diciamo, il dirigente del Pescara, Danilo Iannascoli, è arrivata anche la squadra, la Ponzio, sì, che è venuta da voi a fare questa preparazione. Che impressione ha avuto di questa squadra? Anche lì giovani ragazzi. Calcio a 5 stiamo parlando. Calcio a 5, abbiamo ospitato per una decina di giorni presso il Palazzo Sant'Elena per il loro periodo di preparazione estiva. E, secondo me è una buona squadra, non seguo in maniera siamo ancora all'inizio, la squadra che senz'altro può dire la sua, così come del resto ha fatto, certo, anche nel campionato scorso e anche in passato. Dicevo, non seguo in maniera diretta il mondo del calcio a 5, così almeno rispetto a quello del calcio a 11, però devo dire che l'impegno che hanno profuso in questa preparazione credo che sia di buon auspicio per un po' tutti quanti loro e anche noi che siamo comunque attaccati a questa. Anche a questa. A Caramanico, quindi struttura di calcio a 5, sì, per ricettività piena. Caramanico, che poi, ecco, per rimanere all'argomento, è anche una chicca di questi ultimi giorni con l'apertura del complesso delle piscine. Sì, riusciamo a ripartire con questa attività che si era arenata per certi versi inspiegabilmente. Noi avemmo un parco con un complesso di piscine termali, una offerta che la ricettività turistico termale attendeva da tempo, insomma, l'intero comparto socio-economico, non solo quello locale ma anche a livello comprensoriale e regionale, perché non ve n'è una simile in Abruzzo. Credo che questo tipo di intervento la attende. D'altro canto, per quanto ci riguarda, completerebbe il novero dell'offerta turistica integrata con un'importante infrastruttura, se non fondamentale. Sì, quello è il sito del nostro comune. La notizia è proprio di ieri. Noi ieri abbiamo sottoscritto il protocollo d'intesa con ATER, che è l'ente attuatore per conto della regione di questo finanziamento di 500.000 euro, che ci consentirà, unitamente all'intervento del privato attraverso una gara di evidenza pubblica, di avviare le procedure per la realizzazione, se siamo fortunati addirittura entro l'anno solare. Comunque noi contiamo di farlo al massimo entro il mese di febbraio, in maniera tale che nel giro di un anno ci sarà la possibilità. Questa infrastruttura diventa in realtà, è una cosa molto richiesta, fra l'altro. Poi non è, diciamo, ricorrente avere la possibilità di poter abbinare, no, diciamo, anche l'attività. Anche a quell'altitudine, con quel tipo di clima che è molto secco, insomma, per chi lo conosce, anche per questo diverse squadre professionistiche, noi siamo in procinto di investire anche sul nostro piccolo stadio San Nicolao, per dove il Pescara è venuto più volte, per la verità, sì, dove noi ci auspichiamo che venga il prossimo anno, perché il prossimo anno lo troveranno in, diciamo, con delle infrastrutture in più, come la palestra, come alcune strutture logistiche che vanno a completare un impianto che può essere sfruttato bene e meglio. Il Pescara, ricordo, che fu di Galeone. Stava dicendo prima, riferimento al Chieti, alla cocktail con la Lazio, anche di tifosi, però un Chieti che sta facendo molto bene, sì. Un Chieti che adesso sta anche rinforzandosi, visto che ha la possibilità di vincere questo campionato. Noi siamo andati a sentire Fabio Rovrena, che è la nuova mezzala del Chieti. Andiamo a sentire. Allora, io ho rotto il tendine d'Achille, è stato fermo 7 mesi, poi ho recuperato. Sto abbastanza bene, dai, io mi metto a disposizione del mister e qualora c'è bisogno. Io ho fatto centrocampista sia basso che la mezzala. Cerco di adattarmi in qualsiasi posto mi mette il mister e cerco di dare tutto quello che ho. Io ho visto gli obiettivi, siamo una buonissima squadra, anche se abbiamo tanti giovani, però
per me possiamo puntare in alto, però noi andiamo avanti partita per partita e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Un Chieti che dicevamo con pochi investimenti per la verità, con anche la scelta di allenatori giusti ma anche di uomini giusti, sta facendo negli ultimi due anni molto bene. Sì, devo dire, devo fare veramente complimenti al Chieti, a tutto l'intero quadro di Genito, perché stanno facendo crescere dei ragazzi, crescere bene dei ragazzi che stanno dando moltissime soddisfazioni. L'anno scorso davvero sfortunati nell'ultima puntata di quel maledetto playoff, credo che Chieti avrebbe già l'anno scorso meritato la promozione. Quest'anno credo che c'è il valore aggiunto dell'esperienza dell'allenatore, cosa da non sottovalutare in un campionato di seconda divisione, di Tiziano De Padre, di seconda divisione, in cui questi elementi credo che contino un po' di più. De Padre che aveva pagato diciamo colpe non sue a Giulianova e che invece sta confermando tutto il suo valore. Certo. Chi anche sta facendo molto bene è il Teramo di Cappellacci, un Teramo che ha centrato anche la sua prima vittoria in trasferta dopo aver centrato la sua prima vittoria di questo campionato, e che anche un po' come il Pescara adesso si accinge a proseguire nel corso di questa stagione. Proprio sul Teramo abbiamo un altro servizio che ci arriva dalla redazione TV6. Sentiamo Valentini. Allora, Michele Valentini, due vittorie consecutive che hanno un po', diciamo, tolto quella specie di scetticismo che vi portavate un po' addosso, inutile nasconderlo, da parte un po' della critica teramana. Adesso con questi punti in classifica si può davvero cominciare a vedere il campionato con maggiore serenità. Beh, noi eravamo comunque sempre fiduciosi dei nostri mezzi, quindi siamo sempre andati avanti per la nostra strada allenandoci bene siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Sicuramente le due vittorie danno morale, perché è inevitabile nasconderlo. Adesso abbiamo due partite in casa sulla carta, comunque con due squadre importanti che lottano per il playoff, quindi sarà sicuramente due belle sfide per far vedere che anche il Teramo ci sarà. A proposito della prossima partita contro il Poggi Bonzi, la prima di due contro due squadre toscane, tutte e due rivelazioni, forse più il Pontedera però che il Poggi Bonzi rivelazione, però comunque due squadre temibili. Sì, sicuramente hanno due squadre forti, quindi sono state costruite anche per fare i playoff, e anche se poi bisogna vedere poi col passare dei mesi quello che saranno, diciamo, le posizioni in classifica per le squadre, perché magari all'inizio molte squadre possono partire bene o viceversa, però comunque noi, come abbiamo fatto sempre, partiamo dal presupposto di affrontare le partite domenica dopo domenica, e domenica c'è il Poggi Bonzi, sappiamo che tipo di squadra è, e quindi andremo sicuramente in campo per vincere. Che tipo di squadra è il Poggi Bonzi? Come l'affronterete? Vabbè, sicuramente giochiamo in casa, quindi cercheremo noi di fare la partita. Loro, secondo me, non, sapendo che giocano comunque con una squadra come noi che non spreca mai un pallone così, non verranno sicuramente ad attaccare, sicuramente si difenderanno un po', e quindi noi dovremmo sicuramente avere pazienza di far gioco e cercare di far gol il prima possibile per cercare di sbloccare la partita. Sta cominciando ad andare meglio anche l'Aquila, il Teramo, così come il Pescara stavamo dicendo, è riuscita a trovare la quadratura del cerchio anche in questo campionato. Sono due formazioni che hanno molte affinità, quella pescarese e quella teramana, con la scorsa stagione, la stagione trionfale per entrambe, quest'anno con il salto di categoria, cioè l'obiettivo di mantenere la categoria, due società che hanno molte affinità. È anche un bello stadio. Sì, indubbiamente, sono società che hanno introdotto questo modo di programmare in maniera strategica
la propria attività e soprattutto il proprio futuro, che credo di questi tempi sia soprattutto di questi tempi sia indispensabile, questo non solo nel calcio ma anche nelle altre attività umane e imprenditoriali e di vario genere, anche nel nostro campo, nel campo amministrativo. E a proposito della programmazione, voi quest'estate, e torniamo allo sport, avete fatto tante iniziative sportive, così come del resto anche negli altri anni. Sì, solo che gli altri anni erano così un po' estemporanei, comunque se si esclude l'anno 2011, un po' tutte scollegate fra loro. Invece sono due anni che noi dedichiamo il giugno, quindi l'avvio dell'estate, allo sport con questo cartellone che si chiama Le giornate dello sport, che dura per una ventina di giorni. Siamo partiti quest'anno il 3 di giugno con la giornata nazionale dello sport CONI, che abbiamo organizzato insieme appunto al Comitato Provinciale Pescara del CONI, del presidente Enzo Imbastaro, e poi abbiamo proseguito con la collaborazione di 24 federazioni affiliate prevalentemente al CONI o comunque ad altri enti di promozione sportiva, con una riunione di livello nazionale di pugilato. Devo ringraziare in questo caso la pugilistica Chieti per la perfetta organizzazione. È il secondo torneo internazionale di volley, quest'anno vinto dalle ragazze di Pristina del Kosovo, che è stato organizzato sempre dal Comune in collaborazione con la SD Volley Scafa, che ringrazio ancora. E ringraziamo anche Gianni D'Areo che dalla regia puntualmente ci manda il vostro sito con le iniziative proprio delle quali stavamo della giornata parlando. Dello sport. A proposito di questa estate sportiva caramanichese, mi torna in mente un'idea. Te hai avuto occasione di conoscere, immagino, anche l'allenatore della Ponzio, Mario Patriarca, sì, che è un giocatore, ex giocatore, anche stato giocatore del Pescara prima di essere calciatore di altissimo livello di calcio a 5, ma vedere insomma il ricordo di questo giocatore anche da ex calciatore qual è? Era un bel calciatore, era uno di quei calciatori a cui la palla non la toglieva mai proprio. Io mi ricordo in una partita in cui io giocavo in porta. Si ricorda anche la partita, le due squadre. Lui giocava con la Pescara Nord probabilmente un periodo. Sì, Porto Pescara Nord mi sa che era la squadra. Un classico del calcio minore, no? Sì, io giocavo anche con un'altra squadra di Pescara. Ricordo che noi avevamo un nostro difensore. Arcigno? Molto Arcigno. Chiamiamolo Arcigno. È un eufemismo. Praticamente lo francobollò e in maniera anche abbastanza rude, anche qui uso un eufemismo per come si comportò, e ricordo che la palla non riuscì a toglierla mai e soprattutto, nonostante le botte che prendeva, le riusciva a incassare in maniera oltre che signorile ma anche diciamo dal punto di vista fisico, a tal punto che riusciva a giocare benissimo nonostante Ponzio. Una signorilità che peraltro lui ha mantenuto anche da allenatore e ha avuto grandissimi anche risultati da calciatore. Chissà se fosse nato un talento del genere in anni diversi nei quali magari c'è più attenzione, perché io mi ricordo che lui era magrissimo, però sì, anche io ho giocato qualche volta contro proprio da ragazzini piccolissimi, magari avrebbe avuto la possibilità di diventare anche fisicamente più potente. Sì, chi giocava insomma più o meno quando eravamo giovanissimo, comunque in età per giocare a calcio, noi spesso si facevano di questi discorsi anche in relazione ad alcuni esempi come Vialli, Baggio, che erano nati non così muscolosi o potentissimi come in realtà poi lavorando ci sono diventati, che quindi trasformati.
Benissimo, siamo arrivati alla fine di questa edizione del sabato di Presto Presto, in compagnia del sindaco di Caramanico, Mario Mazzocca, che di nuovo ringraziamo. Grazie a voi. Noi ci rivediamo invece lunedì per la consueta edizione di Presto Presto. Arrivederci. Arrivederci a tutti.